Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Oggi giornata importante per quanto riguarda i fedeli, non soltanto della città, oggi l'uscita del simulacro della patrona, ma anche altri momenti, diversi momenti salienti della manifestazione. Noi abbiamo le nostre dirette, le nostre postazioni, ma intanto vediamo quali sono i dettagli della programmazione. Siracusa oggi festeggia Santa Lucia, una giornata particolare carica di significato non solo per i fedeli che si troveranno al cospetto del simulacro. È una giornata di vigilia, infatti c'è molta attesa per il ritorno, 10 anni dopo, delle spoglie della martire siracusana. In realtà già con i preparativi, ma anche con le celebrazioni e i riti preparatori, la settimana dedicata a Lucia è iniziata da tempo. Ieri mattina la tradizionale cerimonia della traslazione del simulacro, realizzato da Pietro Rizzo e la Cappella di Santa Lucia, sita nella navata laterale all'altare maggiore della cattedrale. Il primo momento di contatto tra Lucia e la sua città è stato in realtà alle 7:30 del mattino, quando il maestro di cappella, Benedetto Giurmino, ha impugnato le 5 chiavi per aprire le porte della nicchia dove è custodito il simulacro. Qualcuno si è anche messo a piangere per la commozione di essere di nuovo al cospetto di quella che tutti i siracusani considerano una vera e propria sorella. Oggi la prima giornata di grande devozione è cominciato col pontificale alle 10:30 in cattedrale, presieduto dall'arcivescovo Pappalardo. Il momento clou di questo giorno è costituito dall'avvio della processione alle 15:30, quando l'uscita del simulacro, portato a spalla dai berretti verdi, è preceduto dal reliquie di Santa Lucia, viene condotto a spalla dalle portatrici. Santa Lucia sarà condotta in serata alla Basilica fuori le mura, dove verrà collocata sull'altare maggiore in attesa dell'arrivo delle spoglie. Quindi oggi la giornata di Santa Lucia, la nostra città, la città di Siracusa, festeggia la sua patrona. All'inizio è stato il pontificale in cattedrale, concelebrato dall'arcivescovo emerito di Siracusa, Monsignor Giuseppe Costanzo. Con la celebrazione del pontificale sono entrati nel vivo i festeggiamenti in onore di Santa Lucia. Cattedrale stracolma di persone questa mattina per assistere alla concelebrazione religiosa officiata all'arcivescovo emerito Monsignor Giuseppe Costanzo. Presente il sindaco, le più alte cariche istituzionali delle forze dell'ordine della provincia e il clero siracusano. Monsignor Costanzo è uno degli anelli di congiunzione alla tradizione apostolica, ha affermato l'arcivescovo Salvatore Pappalardo nell'introdurre il pontificale, ricordando come il suo predecessore è stato a capo dell'arcidiocesi di Siracusa per 19 anni e che proprio sotto la sua guida nel 2004 si assistette all'evento del ritorno del corpo di Santa Lucia a Siracusa dopo secoli. Nella sua omelia l'arcivescovo Costanzo ha toccato diversi temi di natura spirituale, ma soprattutto sociale. Ha avviato il discorso invocando l'esempio di Santa Lucia. Lucia fu autentica, genuina, vera, nessuna maschera. Fu se stessa fino in fondo, noncurante del giudizio degli uomini e preoccupata solo di piacere al suo Signore. Lucia dava risposte illuminate e coraggiose a cui gli avversari non potevano resistere né controbattere, secondo la promessa fatta da Gesù. Monsignor Costanzo ha poi parlato dell'interpretazione morale di Sant'Agostino, ascetica di San Giovanni Crisostomo e contemplativa di San Gregorio di Nizza. Inevitabile l'accenno alla sessualità. Oggi è considerato un oggetto da parte di chi lo sfrutta e da parte di chi lo offre. Si pensi al fenomeno conturbante della prostituzione minorile, in cui ci si prostituisce per la semplice ricarica di un telefonino. La cultura del nostro tempo si caratterizza per i tre senza. Parliamo di minori adesso, di minori non accompagnati, un tema al centro di un dibattito che si è tenuto nella biblioteca dell'Ordine degli Avvocati. Ha partecipato ai lavori il procuratore capo Francesco Giordano. Quando si tratta di minori, per esempio questi non accompagnati, i problemi sono davvero enormi, soprattutto per la struttura giudiziaria. Sì, perché ci sono problemi di carattere investigativo e processuale, quello che i tecnici e gli esperti raccomandano che nella raccolta delle prove acquisite dal minore come fonte appunto di prova non ci debba essere un contatto immediato
tra il minore e l'operatore di polizia o il pubblico ministero o il giudice, ma ci deve essere sempre un intermediario specializzato in materia psicologica o nella psicologia oppure nell'assistenza sociale. E questo è un primo punto. Il secondo punto è che poi il minore naturalmente presenta problematiche di tipo sociale, oltre che psicologico, economico e di tipo organizzativo, tant'è vero che è costante il collegamento con la procura presso il Tribunale per i minorenni e con le altre istituzioni che curano la protezione delle fasce deboli, appunto come la rete dei centri antiviolenza e la pubblica amministrazione in genere. Noi l'abbiamo visto ad esempio a Siracusa per quanto riguarda il problema degli immigrati e dei minori che devono essere accolti e devono essere protetti in strutture immediatamente e poi anche in maniera stabile. Quindi un universo che comporta una serie di problematiche veramente notevoli. Invece per quanto riguarda la delinquenza minorile, è un'emergenza, è un fatto fisiologico oppure che altro nella nostra provincia ovviamente? Ma nella nostra provincia la delinquenza minorile, diciamo, è di competenza della procura per il tribunale per i minorenni, quindi voglio dire, per quello che mi risulta nella provincia di Siracusa non è così grave, così acuta come ad esempio nei quartieri della provincia di Catania, però c'è sicuramente una fetta di criminalità che va certamente attenzionata. Restiamo in tema di minori, sono state sbloccate le somme destinate alle case alloggio per i minori sottoposti all'autorità giudiziaria, adesso si attende che faccia il suo passo l'assessorato alla famiglia e che possa trasferire agli enti gestori delle case famiglia il dovuto, dal momento che da oltre un anno i lavoratori non percepiscono lo stipendio. Dentro il 18 dicembre dovrebbe avvenire però qualcosa che gli stessi operatori ci spiegano. Notizia è quella che arriva da Palermo, che potrebbe essere anche in certo senso confortante per voi che aspettate da oltre un anno di essere pagati. È così? Che notizie avete ulteriori? Allora, noi abbiamo la notizia dall'onorevole Vinciullo che ha detto che di essere riuscito a sbloccare dei soldi che fanno parte del patto di stabilità e quindi riuscire a pagare noi lavoratrici per 6 mesi. Però dobbiamo aspettare che l'ingegnere Pulizzi di Palermo firmi questo mandato e che quindi poi alla ragioneria arrivino questi soldi al comune di Siracusa e paghino noi. La vostra preoccupazione è che trascorre il periodo di Natale perché bisogna fare tutto entro il 18, è così? Sì, perché poi la ragioneria chiude e quindi noi non potremmo non vedere soldi prima di gennaio, dopo gennaio. Che cosa avete fatto nel frattempo voi? Allora, noi abbiamo mandato un'email sia al prefetto che a Crocetta per avere un incontro, proprio per cercare di risolvere questa situazione. Anche se dovessimo essere pagate, comunque erogate questi 6 mesi, noi vogliamo continuare a lottare per fare in modo che la Regione ci dia una stabilità nel pagamento, cioè che non si arrivi un'altra volta un anno senza stipendio, ma che comunque ci garantisca almeno ogni 6 mesi il pagamento delle somme. Ricordiamo qual è il vostro lavoro. Noi lavoriamo in una comunità per minori sottoposti all'autorità giudiziaria, siamo educatori e facciamo un servizio H24, cioè siamo aperti 24 ore su 24. Minori a rischio, ci siamo chiesti anche qual è la posizione della Chiesa proprio rispetto a questo problema. Lo abbiamo chiesto a padre Rosario Lobello, che ha partecipato alla conviviale del Sor Optimist di Siracusa. Minori a rischio è un tema abbastanza delicato, soprattutto per quanto riguarda il nostro territorio. Come si muove la Chiesa in questo ambito? La Chiesa secondo me deve un pochino cambiare prospettiva, perché la storia che sta cambiando prospettiva. Ci avviciniamo al Natale, possiamo ricordare la canzone Tu scendi dalle stelle di Sant'Alfonso di Liguori, dove si parla di questo bambino al freddo e al gelo che appunto viene accolto dai fedeli. E Sant'Alfonso non diceva qualcosa di dolciastro, ma identificando Dio con un bambino, in verità lo identificava con una classe di persone
che nella sua epoca era disagiata nella scala sociale. Oggi, dopo un'epoca di diritti per l'infanzia, per i disagiati, torniamo a un'epoca di anarchia dove i diritti vengono a mancare. E la Chiesa dovrebbe avere il coraggio di diventare più strutturalista. Noi purtroppo subiamo l'ideologia marxista che dice che comunque la Chiesa deve formare le coscienze senza impegnarsi in prima fila. Io col Cardinale Ruini dico: usciamo dalle segrestie e impegniamoci a creare nostre strutture lì dove lo Stato manca. Vorrei portare un esempio. Il seminario minore che anticamente vi era nelle città. Non tutti quelli che entravano al minore diventavano preti, però il seminario minore permetteva alla povera gente di frequentare il liceo e di modificare classe sociale. Oggi noi ci dedichiamo alle scuole per i ricchi, ma non abbiamo più scuole per i poveri, scuole che permettono ai ragazzi disagiati di cambiare il loro stato sociale. La carità non basta, bisogna una nuova formazione cristiana con strutture nostre. Adesso ci lasciamo, c'è la pubblicità, qualche minuto, subito dopo qui per la seconda parte. Vi aspettiamo. Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, ha stile, e guarda che cromature. Cromata? Ma chi, la ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris. Ah, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris, geniale come sempre, trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, Contrada Targia, Siracusa. Autosport e anche Opel. Da Brico Center trovi tutto il necessario per il fai da te. E non solo. Questo mese in offerta: termoventilatore ceramico 29,90, box doccia angolare 134,90, trapano a battente Bosch 59,90, banco da lavoro pieghevole 79,90, motosega leggera 149,90, armadio alto tutto ripiani 99,90. Brico Center Melilli, Contrada Spalla, Città Giardino, presso il Parco Commerciale Belvedere. Plastic Home Shop per questo Natale vi presenta una vasta gamma di soluzioni di macchine confezionatrici e migliaia di articoli per ogni esigenza di imballaggio e confezionamento. Tutto per bar, pasticceria, panifici, ristorante e pizzerie e negozi in genere. Packaging monouso sia in carta che in plastica. Novità, shoppers bio e ampia gamma di prodotti ecosostenibili della linea Tussi Bio. Il tutto in pronta consegna presso il Cash and Carry di Città Giardino. Plastic Home Shop, in via Garrone 5 a Città Giardino, aperto da lunedì al sabato dalle 9 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 13, unico in Sicilia, da 20 anni sempre presenti. Oggi c'è una casa tutta Scavolini che ti aspetta. Oggi da Scavolini Store Siracusa ti aspettiamo con un'imperdibile offerta. Acquista la tua cucina a Scavolini, poi ti regaliamo un frigorifero Samsung e la paghi in 20 rate a interessi zero. Scavolini Store Siracusa, via Scala Greca 381. Entra nel mondo Gemar. Questa settimana in offerta: riso classico Flora 1 kg, 1,65 euro, bastoncini Findus per 6, 150 grammi, 0,99, pannolini Pampers Baby Dry, 4,99 euro, ammorbidente coccolino 750 ml, 1,29 euro, detersivo nel sempiatti 1 litro per 3, 3,27 euro. Cerca il punto vendita più vicino a te. Supermercati Gemar.
Una residenza sanitaria assistenziale, nata per fornire ospitalità e assistenza continua a chi non è più autosufficiente. Una struttura che fornisce interventi specializzati e tempestivi per un recupero e una riabilitazione costante. Assistenza sanitaria diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria medica e infermieristica, attività riabilitative, ricreative e culturali. Convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Due strutture specializzate per il tuo recupero. RSA Scala Greca, via Scala Greca 406/A, Siracusa. RSA Anni d'Oro, Contrada Spalla, Città Giardino, Melilli. Info 0931 75 65 06 o 76 17 38. L'assistenza che cercavi. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale. Questa mattina un incontro per parlare di sanità e di disservizi, non soltanto, l'ha fatto anche con una certa veemenza l'ex deputato Pippo Gianni. Nulla andrebbe bene nella sanità siracusana, e questo almeno l'attacco sferrato questa mattina dall'ex deputato Pippo Gianni, che ha puntato il dito contro quello che ritiene una falla pericolosa nella gestione dell'ASPA Retusea. Al dibattito hanno preso parte anche due componenti della Commissione Sanità regionale, Salvatore Lo Giudice e Giuseppe Picciolo. Purtroppo noi ci troviamo di fronte ad un direttore generale, un cosiddetto manager che è stato mandato qui a Siracusa, io credo per ultimare la demolizione dell'assistenza sanitaria più debole, perché non è concepibile che in una provincia che ha dato in questi anni almeno 15 miliardi di euro all'anno di prelievo fiscale, dove da anni aspettiamo un nuovo ospedale, l'unica provincia che ha un nuovo ospedale, io è una cosa di cui faccio la guerra da solo da 20 anni. Abbiamo fatto la legge sull'amianto, che è una legge epocale che prevede che l'ospedale di Augusta diventi un ospedale di riferimento regionale. Abbiamo una eccellenza in diversi reparti, in diverse divisioni e specialità come l'ortopedia ed altri. Anziché occuparsi di comprare i letti ortopedici, il direttore generale si preoccupa di fare delibere per dare soldi a carabinieri in congedo, in pensione, di Ragusa per controllare non si sa che cosa, anziché mettere in moto meccanismi per poter aggiustare il pronto soccorso, che è il pronto soccorso dell'ospedale provinciale, che ha migliaia di persone al giorno, in cui i medici sono insufficienti, anche se sono di grande buona volontà, gli infermieri insufficienti, le strutture edilizie fanno schifo, continuano a pensare di poter parlare e prendere in giro le persone. Sono stati danneggiati i locali dell'ufficio postale di Carlentini. Apriamo con la cronaca. La scorsa notte, infatti, dei malviventi, al momento ignoti, forse tentando di forzare lo sportello bancomat, hanno fatto esplodere una bombola del gas. È stata una notte di paura per gli abitanti del rione Santuzzi di Carlentini Nord a causa dello scoppio di una bombola di gas che ignoti malfattori hanno utilizzato per riasportare la cassaforte dello sportello bancomat della filiale dell'ufficio postale di Carlentini. La deflagrazione, oltre a causare incendi e danni all'interno dell'ufficio postale, ha messo nel panico gli abitanti dell'intero rione che nel cuore della notte si sono riversati in strada temendo per la loro incolumità. Il forte boato infatti è stato avvertito in tutto il quartiere. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco del distaccamento di Lentini, che hanno provveduto a circoscrivere l'incendio sviluppato dalla bombola di gas e quindi a mettere in sicurezza lo stabile in cui è allocata la succursale 1 dell'ufficio postale di Carlentini. I malviventi, a quanto pare, sarebbero entrati in azione verso le ore 3:15 della notte con l'intento di impossessarsi della cassaforte dello sportello bancomat. Per portare in porto l'azione criminosa si sono serviti di una bombola di gas che hanno fatto esplodere con l'intento di devastare tutto quanto si trovava all'interno dei locali, ubicati tra l'altro in uno stabile condominiale, per cui è facile immaginare il terrore che hanno vissuto gli occupanti di questa palazzina. L'attività investigativa viene coordinata dal dirigente del locale commissariato di pubblica sicurezza, dottor Marco Maria Dell'Arte, che ha richiesto anche l'intervento degli uomini della scientifica per rilevare elementi utili alle indagini.
Il generale Giuseppe Governale, comandante della Legione Carabinieri Sicilia, ha visitato il comando provinciale dei Carabinieri di Siracusa, è stato ricevuto dal comandante provinciale Mauro Perdichizzi. Perdichizzi ha ringraziato il suo personale per i risultati operativi ottenuti nel corso del 2014. È tutto, il telegiornale si conclude così. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di programma.